Oggi voglio condividere con voi alcuni comportamenti, alcuni modi di pensare, chiamiamoli così, che mi sono stati molto utili nel corso del tempo, sia per vivere meglio, per vivere più sereno, più tranquillo, ma anche poi per avere qualche piccolo successo da un punto di vista economico e imprenditoriale. Quindi ve li condivido nel video di oggi che magari vi saranno utili. Prima di vedere quali sono questi tre modi di pensare a mio parere molto utili, io mi presento, sono Silvio Luppi, sono un trader professionista, autore e formatore nel mondo degli investimenti. E in questo canale, oltre che di investimenti finanziari, parliamo anche di finanza personale e crescita personale. Quindi se siete interessati, vi invito a iscrivervi al canale. Molti credono, forse giustamente, io non lo so, che il successo, il vivere felice sia nell'allenarsi tutti i giorni in maniera costante come un pazzo, svegliarsi alle 6 del mattino, farsi la doccia fredda e avere un'alimentazione perfetta. A mio parere però non si nasconde lì poi dopo il segreto della felicità, del successo eccetera eccetera, ma si nasconde in alcuni modi di pensare, in alcuni atteggiamenti, comportamenti che uno ha. In particolare questi modi di pensare sono tre, secondo me, i principali e ora ve li condivido. Il primo modo di pensare è il seguente: non ti devi paragonare agli altri. Noi abbiamo sempre questo problema, ci paragoniamo agli altri, ci paragoniamo a un nostro amico, a uno che non conosciamo, a uno che conosciamo di vista, a chiunque. Sempre, ma guarda lui ha più successo di me, lui ha più soldi di me, lui ha un lavoro migliore del mio, lui ha la macchina migliore, sempre così. E non riusciamo a capire quello che abbiamo, non riusciamo a concentrarci su quello che abbiamo e quindi siamo sempre lì a dire ma lui ha quello, lui ha quell'altro, lui ha quell'altro e alla fine ci deprimiamo come delle bestie. Quello succede. Poi ci mettiamo dentro anche i social, Instagram, TikTok, e vedi sempre la gente che fa la vita più bella del mondo e te dici cazzo, io sono qua sul letto a fare lo sfigato. Quello pensi e ti deprimi ancora di più e sei sempre lì a paragonarti agli altri. Secondo me è la cosa più sbagliata possibile. Ognuno ha il suo modo di giocarsi la vita, fa le sue cose, ha i momenti belli, i momenti brutti, i momenti lavorare, i momenti non lavorare. Poi magari c'è chi arriva un po' più in là e c'è chi arriva un po' più indietro, ma non è obbligatorio paragonarsi. Questo problema c'è molto nei giovani. I giovani si paragonano tantissimo l'uno all'altro, guarda quello ha potuto andare in vacanza lì, io invece sono andato a Lido di merda 3 giorni. E allora uno va sempre a paragonarsi agli altri. Non è così. Ora vi leggo una frase che proprio stimola questo pensiero e fa capire l'importanza di non paragonarsi agli altri. Me la sono salvata qui sul cellulare ed è la seguente. Allora, qualcuno si è laureato a 22 anni e ha trovato un lavoro rispettabile dopo 5 anni. Qualcuno è diventato CEO a 25 ed è morto a 50. Qualcun altro è diventato CEO a 50 e ha vissuto fino a 90. Qualcuno è ancora single, qualcun altro è già sposato. Obama si è ritirato dalla carriera politica a 55 anni. Trump l'ha iniziata a 70. Già questo vi deve far capire. Tutti in questo mondo lavorano in base al loro fuso orario. Alcune persone possono sembrarti davanti a te, altre dietro di te. Ma ognuno sta correndo la propria gara. Non c'è bisogno di invidiarli. Loro sono nel loro fuso orario, tu nel tuo. Quindi rilassati, non sei né in ritardo né in anticipo. Sei nel tuo tempo. Questo vi dovete tenere presente, soprattutto i ragazzi giovani che hanno la mia età, un po' più giovani, un po' più vecchi, sempre a paragonare, non serve, ognuno ha il suo tempo, corre la propria gara nel suo tempo, la vita è lunga, quindi magari uno ha più successo adesso, ma poi dopo diventa uno sfigato, qualcun altro adesso è uno sfigato e poi avrà più successo. Il tempo darà le risposte, non invidiare gli altri, continuare ad andare avanti, correre la propria gara. Quindi questo è il primo modo di pensare, a mio parere, molto vincente. Secondo modo di pensare vincente è il seguente: non farti pagare per il tuo tempo, fatti pagare per il tuo cervello. Questa è la base proprio della ricchezza, della libertà finanziaria, abbiamo già detto più volte sul canale. Non c'è modo di diventare libero finanziariamente finché ti fai pagare per il tuo tempo, perché le tue ore sono limitate e per quanto ti possano pagare, ti pagheranno un tot all'ora. Fatti pagare per il tuo cervello, per le tue capacità, per quello che sai fare bene. In questo modo anche il lavoro sarà meno stressante e meno pesante, altrimenti sei lì a inseguire i soldi tutti i giorni, che ti svegli la mattina alle 8 e pensi cazzo, devo andare a lavorare e lo devo fare per i 1500, 2000, anche 3000 euro che guadagno al mese, però pensi cazzo, devo andare a lavorare, perché lo stai facendo, stai scambiando soldi per il tuo tempo.
Se invece li scambi per il tuo cervello, magari ti svegli e dici: ok, oggi devo avere delle belle idee, devo pensare qualcosa di nuovo, devo provare a fare qualcosa di interessante. E quindi sei anche più stimolato a lavorare, sicuramente lavorerai meglio. Quindi questo, secondo me, è il secondo modo di pensare molto vincente. Terzo modo di pensare vincente, che secondo me aiuta molto nel corso della vita per avere anche un successo da un punto di vista economico e imprenditoriale, è non aver paura di rischiare. Non bisogna aver paura di rischiare, rischiare con del buon senso. Però molto spesso ci sono delle occasioni online, non online, che magari non costano niente, perché a pensarci magari costa mille, cioè iniziare un percorso, un processo, qualunque cosa, costa 1000, 2000, 3000 euro, che è una quantità di soldi che più o meno non cambiano la vita a nessuno. Sta parlando di 30, 40, 50 mila euro, che dici, però insomma sono tanti soldi, ma ci sono queste piccole occasioni che magari potrebbero portarti un vero vantaggio nel corso del tempo, delle vere conoscenze in più, del vero valore, ma si ha paura di rischiare e quindi si rimane sempre lì e ogni occasione che ci si presenta diciamo no, meglio non rischiare, no, meglio non rischiare, no, meglio non rischiare. E alla fine cosa succede? Succede che sei sempre lì statico, perché a forza di dire dei no, rimani lì dove sei, sempre piazzato lì, sempre uguale, senza nuove conoscenze, senza nuove competenze, lasciandoti passare davanti tutte le occasioni. L'ho già detto più volte, quel famoso test fatto su migliaia di anziani, il rimpianto più grande è non aver creduto nelle loro idee, aver sempre avuto paura di rischiare. A mio parere, prendersi qualche rischio è fondamentale. La vita poi dopo anche, secondo me, ha un sapore un po' più bello con qualche rischio in più. Invece star sempre lì tranquilli nella propria bolla, poi sì, alla fine arrivi alla fine della vita con la tua casetta, la tua macchina, le tue cose, però pensi, mi è mancata magari quella voglia di fare quel qualcosa in più che potevo fare. Quindi questo, secondo me, è il terzo modo di pensare molto vincente. E infine chiudo dicendo che solitamente si dice: ah, mi serve un piano B, no, dopo non ho un piano B. Beh, il piano B sei tu, il tuo piano B, non c'è un piano B. Se le cose vanno male, ti inventerai qualcosa di nuovo e troverai il modo di saltarci fuori. Sei tu il tuo piano B, non è che serve sempre un piano B. Intanto proviamo col piano A, poi se c'è, si prova il piano B. Questi sono, a mio parere, tre modi di pensare che possono portarci ad avere qualche successo in più da un punto di vista economico, che ci possono però portare anche a vivere meglio, avere una vita un po' più soddisfacente. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio per la visualizzazione, sperando che il video vi sia stato utile, vi invito nuovamente a lasciare un bel like di supporto e noi ci vediamo nei prossimi video, sempre qui sul canale.